Ciao a tutti, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare la golosissima torta pan di stelle. È un dolce che mette d'accordo veramente i più piccoli ma anche i più grandi. È veramente facilissima da realizzare e buonissima da mangiare. Quindi oggi farò vedere veramente come creare la torta pan di stelle in poche mosse. Allora, iniziamo subito. Vediamo di cosa avete bisogno. 700 g di biscotti pan di stelle, 500 g di Nutella e cacao, 500 ml di panna, la classica panna da montare, e 500 ml di latte. Adesso iniziamo col montare la panna. Dopo aver montato bene la panna, prendete un piatto e mettete il latte dentro. Dopodiché avete bisogno di uno stampo a cerniera. E quindi adesso iniziamo a creare il nostro primo strato di biscotti pan di stelle. Dovete prendere i biscotti e passarli nel latte veramente per poco tempo e poi facciamo tutto uno strato. Quindi inzuppiamo bene i nostri biscotti nel latte e poi creiamo la base della nostra torta van di stelle. Mi raccomando, nel primo strato dovete riempire anche questi buchi che si vengono a formare. Quindi spezzate i biscotti, li inzuppate sempre nel latte e andate a riempire i buchi che rimangono. Perché deve essere uno strato ben coperto. Questa è la nostra base, il primo strato, come vedete non deve rimanere neanche un buco, è proprio una base bella piena. Adesso prendete una spatolina e con la spatolina e la vostra panna creiamo un altro strato, questa volta di panna. Allora, io ho fatto sciogliere ancora di più la Nutella a bagnomaria e adesso con un cucchiaio creo uno strato di Nutella. Dopo aver creato un bello strato di Nutella, creiamo un altro strato con i biscotti pan di stelle. Ovviamente, come prima, li inzuppiamo bene nel latte e dopo li mettiamo sopra la nostra torta. Dopo aver creato il nostro strato di biscotti pan di stelle, creiamo nuovamente un altro strato di panna. È un dolce veramente buonissimo, golosissimo, veramente piace a tutti. Molti di voi sicuramente avranno assaggiato già la torta pan di stelle. Adesso creiamo nuovamente un altro strato con la nostra Nutella. Adesso creiamo il terzo strato di biscotti pan di stelle, quindi dopo aver fatto un altro strato di Nutella, facciamo il terzo strato di biscotti pan di stelle. Sempre li inzuppiamo nel latte bene e poi li mettiamo nella nostra torta.
Dopo aver creato il terzo strato, nuovamente creiamo uno strato di panna. Quindi passiamo un ulteriore strato di Nutella. Dopo aver creato lo strato di Nutella, prendete nuovamente i vostri biscotti pandistelle, li inzuppate nel latte e questa volta li dovete mettere nella torta capovolti, così. Quindi creiamo uno strato, inzuppiamo bene i biscotti e li mettiamo capovolti questa volta. Dopo aver creato l'ultimo strato di biscotti pandistelle, creiamo adesso con la panna l'ultimo strato di panna. Mi raccomando, con la vostra spatolina livellate bene la panna. Una volta che avete finito di creare il vostro strato di panna, mettete in frigo per 2-3 ore. Dopo aver tenuto la vostra torta 2 ore in frigo, adesso prendete il cacao e con l'aiuto di un collino cospargete tutta la vostra torta con il cacao. In questo modo. Adesso con lo zucchero a velo dobbiamo creare le nostre stelle per fare così la nostra torta pandistelle. Io praticamente ho preso un foglio, ho disegnato delle stelle e poi le ho ritagliate con il taglierino. Appoggiamo le stelle sopra la nostra torta e adesso andiamo a spolverizzare un poco di zucchero a velo sopra la nostra torta. Adesso non ci resta che togliere il nostro foglio dalla torta. E voilà, come vedete le stelle sono molto carine. Se volete potete creare anche le stelle con la pasta di zucchero. Questo invece è un modo molto più semplice e sbrigativo per creare la torta pandistelle. Un po' di zucchero a velo e via. Adesso non ci resta che togliere la cerniera. Piano piano. Ecco qui la nostra torta pandistelle. Con la spatolina andiamo a livellare bene i bordi. Ovviamente se ce n'è bisogno, qui è venuta veramente bella compatta. Ok. Allora, cosa potete fare? Se volete potete mettere i biscotti attorno alla torta, quindi li mettete tutti ai lati della torta. Molti usano mettere i biscotti, invece a me la torta pandistelle mi piace proprio così, senza i biscotti, perché già è piena di biscotti all'interno e quindi poi diventa un poco pesante nel gusto. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Baci da Cartisia. Ciao ciao! Buonissima! Non vedo l'ora di assaggiarla. Mi raccomando, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Seguite tutti gli altri tutorial sul mio canale, ci sono tante novità in arrivo. Bye bye!